e bentornati ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, vi ho veramente sfrascicato le balette con questi video in questi due giorni sulle clan battle. Ma concedetemi, ragazzi, sono troppo belle come modalità da giocare. In più ho fatto anche, fermo tu, un paio di streaming dedicati appunto alle clan. Grazie, fatemi ritagliare due secondi per ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato anche in chat durante la live, anche nei commenti dei miei video, nei like che lasciate. Mua, veramente un sacco grazie. Ma basta quisquigliare, oggi siamo qui, come vedete, nel secondo profilo, quello di livello 1. Lo conoscete bene, abbiamo un deck composto da 6 leggendarie più Vortice e Spirito del Ghiaccio. Ma la roba interessante di oggi è che nel chest opening abbiamo ben due bauli belli sugosi, quello gigante e quello della corona, che andremo ad aprire sicuramente prestissimo. 2415 i trofei, andiamo subito dentro a farci una bella partita di relax contro Iris dei Dusseldorfer. Livello 10, ragazzi, livello 10 a 2400 trofei. La cosa che a me mi fa veramente ridere è che la gente, quando vince contro di me, ride. Ma io gli dico, ma che cosa hai da ridere? Cioè, sei a livello 10, a livello 9 e perdi contro un livello 1. Intanto lui ha giocato degli sgherrini a livello 11 che hanno fatto seriamente male alla mia torre. Ma noi andiamo così, proprio con il tornado e la scintillozza, riusciamo a togliere la sua orda di scheletri. Purtroppo la scintilla ha sparato. Spara, scintilla mia, niente da fare, anche il suo tornado è seriamente efficace. Tira via la scintilla, la elimina dall'area di tiro. Ma c'è una princess che sta continuando a frecciare tipo Robin Hood. Noi non ce ne preoccupiamo, andiamo a deviare un attimo questa orda con lo spiritino del ghiaccio. Purtroppo il mago elettrico può solamente fermare per qualche istante, ma non certo bloccare quest'orda di sgherri all'11. Intanto il mago di ghiaccio, cioè intanto il minatore, è entrato, purtroppo non tempestivamente, in modo da eliminare il mago elettrico. Ma fa niente, non fa niente. 1374 la sua torre, il suo stregone di fuoco a livello 8 in questo momento si sta avvicinando. Noi prepariamo una scintillozza per aspettarlo, vediamo cosa avrà intenzione di giocare lui. Suppongo un'orda di scheletri, vediamo se ho ragione. No, me lo lascia shottare proprio facile facile così. Aspettiamo ancora, fra poco metteremo mago elettrico appunto sugli scheletrini, li tiriamo via, prepariamo anche drago inferno. Avanti così, lui ha il vortex, quindi me li porta. Ecco, grazie, mi ha fatto proprio un favore a tirarmi lì indietro. Metti invece, molto bravo, aveva tutto sotto controllo. Ha messo l'orda che va sulla mia princess, non riesce più a tirare. Però, è stato bravo, Non mi aspettavo che riusciva a giocare in questo modo. Quindi, nuovamente la scintilla, 54 secondi dalla fine. Lui gioca addirittura un Nog Rider di là. Vediamo se riusciamo a portarlo all'altezza della scintillozza. No, purtroppo è troppo lontano. Allora giochiamo il mago elettrico che dovrebbe fermarlo. Princess! Ah, veloce, Princess! Maledizione, abbiamo perso. Niente da fare, purtroppo. Niente da fare, posso solo tentare una combo disperata. Vai così, vai con la combo disperata, drago inferno, minatore, riesco, tiriamole via, via così le truppe. Ancora non ho capito perché non ha loccato. 19 secondi, vai scintilla, lo grider purtroppo di là farà un sacco male, vediamo se con il mago riusciamo a bloccarlo, ma ovviamente no. La scintilla tira giù in questo momento la sua torre, ma siamo seriamente compromessi. Due torri per lui, una torre per noi, e quindi arrivederci e grazie, la prima partita è andata seriamente in negativo per noi. Ma non ci demoralizziamo, perché adesso andiamo subito dentro a farne un'altra, a recuperare quello che abbiamo appena perso, a riprendere in mano l'orgoglio. Vediamo di riuscire a vincere contro Hablahala del clan Hablaha, che comunque si presenta come avversario molto agguerrito. Apre subito con una capannina dei goblin a livello 6. Noi non ce ne preoccupiamo, dietro la scintilla lasciamo pure che i goblin incomincino ad attaccare la nostra torre di destra. Non è nessuna preoccupazione. Vediamo se la scintilla spara. Ok, decide di sparare, gioca un golem. Quindi noi facciamo che mettiamo la princess dietro, il mago elettrico
E bene così il tornado, andiamo a tirare via un attimo le sue truppe, ma soprattutto i suoi scheletrini. Continuiamo a sparare come se non ci fosse un domani. Mettiamo giù anche il drago inferno, che dovrebbe essere un'altra fonte di wasabi. Ho sbagliato, ho giocato il tronco nello stesso momento in cui le aveva messo Lord Disgherry, che comunque non riesce a colpire completamente la scintilla, in questo momento tirata giù però dalla sua torre. Vai a loccare, vai a loccare. Bene il drago inferno che locca, bene il drago inferno che ha preso la sua torre. 1556, 1308 la mia torre, c'è giù ancora la princess. Lasciamo che la scintilla carichi per preparare il colpo micidiale che dovrebbe tirare giù stregoni di fuoco e goblin. Molto bene, apriamo con il minatore, lasciamo caricare il vortex, vediamo. Wow, lui gioca uno scheletro gigante, lo andiamo a spostare a questo. Peccato, peccato, la bomba dello scheletro gigante ovviamente distrugge la mia scintilla, ma ci portiamo in vantaggio. 8,28 la sua, 1,308 la mia. Nuova apertura per lui con capanna dei goblin. Noi mettiamo una princess per evitare qualsiasi danno. Credo che comunque riescano a farlo. Ok, era prevedibile, era prevedibile. Abbiamo la scintillozza lì pronta, quindi drago inferno su mongolfiera, spirito del ghiaccio dietro per congelare un pochettino gli animi ed evitare che la mongolfiera possa subentrare nella mia area di gioco. Avanti con il miner per proteggere il drago inferno. Si salva anche la princess, bene così. No, devo tirare il vortex, ho sbagliato a toccare e quindi bene così. Non ho capito bene che cosa è successo, ma forse la princess è riuscita a colpire, si è anche salvata. Guardate che danno, guardate che danno, seconda princess dentro. Vediamo di evitare che lo stregone di fuoco colpisca la mia princess intanto che la scintilla carica. Ovviamente adesso la tirerà giù ed era prevedibile come cosa. Noi mettiamo il miner davanti, lo stregone elettrico dietro, cerchiamo di spostare il lo scheletrone gigante, va bene così. Intanto tiriamo giù la sua torre là in alto a destra, 27 secondi dalla fine, mettiamo una princess preventiva dietro. Serve il tornado, serve il tornado. Riusciamo a fermare le truppe, ad eliminarle tutte nello stesso momento. E adesso scintillozzo davanti e non ce n'è più per nessuno. Vediamo un pochettino di andare a chiudere in positivo questa partita. Gli giochiamo un miner sopra le sue truppe. La scintilla sta avanzando, mago elettrico davanti. E posso confermare la vittoria in questa seconda partita contro quello che vi ho detto prima era un livello 8. Baule d'argento per noi, 31 i trofei, 2418 i trofei complessivi. Vediamo un pochettino, abbiamo richieste su richieste, ma purtroppo non si ricordano che non posso entrare nei clan perché sono a livello 1. Ricordatevelo ragazzi miei. Quindi direi che siamo arrivati al momento più atteso, quello del chest opening. Ma prima, eccola qua ragazzi, lo sapete, la conoscete oramai da tanti mesi, la state vedendo, è la campanella da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico, sugli streaming che faccio. Non trovavo il posto per mettere la campanella, qua c'è tutto un casino, ma voi lo sapete benissimo. Andiamo ad aprire il primo dei due bauli del chest di oggi, quello d'oro, 4, cioè quello della corona, 4,61 di gold, 2 gemmine, 2 spiriti del ghiaccetto, c'è un'ape, via, 13 Tesla, via, oh porca vacca, dai l'ape no però, ma porca miseria. Scusate, avevo problemi di api. 6, golem del ghiaccio, andiamo avanti. 43, orde di sgherri, niente di interessante. Prima di aprire quello magico, quello gigante, fatemi chiudere la porta. Perché sennò si disperde tutto il suono. E quindi siamo qui. All'apertura del baule giga. Dai, dai. Andiamo ad aprire questo bauletto giga, vediamo se ci porta fortuna. 1792 di gold, 35 orde di sgherri, purtroppo è subito così la prima, 26 fornaci la seconda e niente, 195 bombaroli. Speravo seriamente in una bella carta epic, in una bella carta leggendaria, non è purtroppo stato così. Quindi direi, c'ho 156 spiriti del ghiaccio su uno, dai, dentro l'ultimo match di oggi e poi ci salutiamo, cerchiamo di portare a casa il risultato. Siamo contro Opticurtle dei Lovers, livello 7.
Non apro con la scintilla sto giro perché non mi fido. Mago elettrico e vediamo come si comporta lui. Lui gioca un tris di goblin lancieri che non mi preoccupano sinceramente. E allora sì che metto la scintilla e andiamo col miner subito a evitare che la sua capanna continui a generare goblin. Bene così, bene così. Andiamo a tirare anche un bel tronchetto in modo da eliminare tutti gli scheletrini. E ce l'ho pure io il vortice, vortice anche per me. Ah, riesco nello stesso momento in cui metti i lancieri a sparare il vortice. Spara, 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 spara così, bene così. 7,88. Lui non ha il tempo materiale per giocare nella maniera corretta il mega sgherro, molto arrabbiato. Mettiamo anche il drago inferno che dovrebbe bruciacchiarsi il suo mega sgherro. Bene così, uno spirito del ghiaccio e un drago inferno sui suoi goblin del barile. Il barile lo soffro parecchio, quindi devo tenere il tronco. Beh, l'importante era saperlo. Vediamo se riusciamo a salvare il drago mettendogli davanti un bel miner e dietro una bella princess. Purtroppo tira anche lui il barile, ma ragazzi, il miner è micidiale. Il drago inferno locca la torre, fa un po' di male, la porta a 302. E direi... no, devo tenermelo. Proviamo a tirare un vortex, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di utile. Mettiamo il mago elettrico sullo stregone di fuoco, aspettiamo il suo barile. Si è rivelata una grande mossa, il suo barile, in modo da tirargli subito il mio tronco. Mago elettrico, lascia la torre a due, ragazzi. Ok, facciamo così e così, in modo che... scendi, tronco! Perché non è sceso? Non è sceso però, dai! Va bene, 62 la mia torre, 2 la sua di torre. Adesso metterà qualche porcheria, esatto, tipo l'orda di scheletri. Noi gli mettiamo dietro una princess in modo da eliminarli senza troppa difficoltà. Lui tira il tronco, forse non mi prende neanche la princess. No, me la prende, mi tira giù la torre, la cosa non mi preoccupa. Quindi scintillozza sulla destra per essere pronti ai suoi goblin. Noi giochiamo un vortice per portarli un attimo via. Ancora Cor forse non ha capito che ho il tronco. C'era addirittura la scintilla che poteva tirarli giù. Quindi facciamo così, così e così. Che vorrebbe dire minatore, mago elettrico e spirito del ghiaccio, drago, inferno, giocato centrale. Vediamo se è giusta la mossa, perché gli metto anche la princess. Intanto il drago si è alloccato la sua torre, ragazzi. La sta tirando giù, la sta tirando giù, ragazzi. La tira giù a 20 secondi dalla fine. Gli mettiamo un'altra scintillozza davanti. Pronto il tronco per il suo barile. Pronto il tronco per il suo barile. Bene così, che va giù perfettamente. Mago elettrico sulle sue truppe, ma ci ha già pensato la scintilla. Mettiamo anche un bel miner, uno spiritino del ghiaccio e continua la distruzione, ragazzi. Tornado e tiro su le braccia per confermare la seconda vittoria. Wow, ragazzi, è troppo divertente giocare con il profilo a livello 1. Quindi, tiriamo un pochettino le somme di questo video. Siamo arrivati a... Se si apre, potremo vedere... Bene così, che si è aperto 2446 e intanto arriva un bauletto omaggio, quindi lo andiamo ad aprire subito assieme. 79 di gold, 2 gemmine, molto bene, una torre bombarda e 9 spiritini del ghiaccio, ovviamente. Tutte carte inutili. Beh, ragazzi, io vi ricordo le due robe che sapete di già. La prima, di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War, e la seconda sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani o più tardi con il prossimo video o streaming. Ciao!